Ciao, bentornato o benvenuto sul canale, se sei nuovo. Allora, guarda, il video di oggi sarà un video abbastanza veloce dove ti parlerò, di questo programma che vedi sullo schermo. Perché ti parlo di questo programma? Ma perché questo canale si prefissa l'obiettivo di non parlare soltanto, di musica in senso stretto, ma anche di tutti quegli strumenti che ci permettono di migliorare il nostro studio in generale e anche, lo studio nello specifico della musica. Allora, vedi, questo è un programma, a mio parere fantastico. Allora, intanto perché è gratuito. Tu puoi gratuitamente scaricare questo programma, sul tuo PC e, nonostante sia gratuito, non è un programma che ha delle limitazioni. Per cui attraverso questo programma tu puoi comporre nuova musica, copiare della musica e copiare gli esercizi che magari ti ha dato il tuo insegnante, o se sei un insegnante, creare delle esercitazioni per i tuoi allievi. Ma andiamo subito a vedere l'utilizzo. Intanto, appena io apro l'icona di MuseScore, mi appare appunto questa finestra di avvio. Clicco su Crea una nuova partitura e qui, come vedi, ci sono delle stringhe dove posso inserire le varie voci. Nel nostro caso scriveremo per praticità semplicemente esercitazione 1, ma come vedi puoi inserire un sottotitolo, il compositore se sei tu o se è un compositore appunto perché stai copiando uno spartito, chi ha scritto il testo e le parole e di chi sono i diritti d'autore. Andiamo a successivo e vedi che anche qua ci dà delle specifiche. Noi ovviamente non le guarderemo tutte perché questo non è il video tecnico sull'utilizzo capillare di questo programma, che tuttavia ti invito a scaricare e ad andare tu proprio a fare vari tentativi per provare, per prove ed errori, come si suol dire, e imparare a prendere l'utilizzo di questo computer. Quindi ci sono tante specifiche, ancora di più per i compositori o per i pianisti. Possiamo addirittura inserire un doppio pentagramma, quindi la mano sinistra e la mano destra. Possiamo addirittura scegliere se ci interessa la chiave di violino, la chiave di basso, addirittura poi brani corali, brani solisti, eccetera. Nel nostro caso semplicemente sceglieremo un rigo classico con chiave di violino. In questo caso possiamo scegliere anche la tonalità, quindi quale sarà l'armatura in chiave. In questo caso, sempre per semplicità, noi utilizziamo Do maggiore, quindi nessuna alterazione. Successivamente possiamo inserire il tempo, quindi un tempo semplice o un tempo composto, quindi utilizzare la frazione, utilizzare la C, che sappiamo essere l'indicazione del 4 quarti, oppure il tempo tagliato. Addirittura, se è un brano che comincia in levare, possiamo inserirlo e possiamo inserire quante battute, e il metronomo sarà il tempo che noi vogliamo, con il quale vogliamo che questo brano sia eseguito. E il numero di battute sono appunto il numero di battute che ci devono essere all'interno del nostro brano. Torniamo indietro, andiamo a un semplicissimo 4 quarti. Ecco, e possiamo cliccare, scegliamo 4 quarti oppure la C e andiamo sul fine. Allora, come vedi, il titolo viene riportato e per cominciare la nostra composizione andiamo direttamente a selezionare la prima battuta. In alto a sinistra ci sono le varie note, quindi ad esempio io indico una semiminima, e questa semiminima, se voglio cambiare l'altezza, con la mia tastiera vado ad esempio sulla lettera E e vediamo che mi inserisce la nota Mi. Dopo inserita la prima nota, con il mouse, vedete, io sposto puntando nelle varie parti del pentagramma e il programma
mi inserirà automaticamente la nota che io sto selezionando. Se senti bene, se fai attenzione, ogni volta che io inserisco una nota, il programma la intonerà automaticamente. Proviamo con una nota più lunga. Ecco, come puoi vedere, al cambiare del valore delle note, cambiano, ovviamente cambierà per conseguenza anche la nota che io inserisco. Puoi inserire un punto, puoi inserire delle pause, ma cosa ancora più interessante, puoi inserire delle alterazioni o delle note alterate, ecco, per i pianisti, o ancora, ad esempio, un bicordo. Così, o un accordo che sempre il programma ti andrà automaticamente ad intonare. Qui sulla sinistra ci sono tutte le varie voci. Cliccando due volte ti si apre il banner dove puoi inserire le varie dinamiche. O ad esempio delle note di abbellimento. E, o ecco delle dinamiche, quindi prima selezioni la parte che ti interessa e poi puoi inserire appunto la parte agogica che preferisci. Se guardi ancora, ci sono anche i ritornelli, interruzioni, spaziature, alterazioni e addirittura a un certo punto si può anche decidere di cambiare l'armatura in chiave, come puoi vedere qui sulla sinistra. Come ti avevo anticipato, le cose che si possono fare con questo programma sono tantissime. È un programma estremamente completo, estremamente utile ed duttile. Si possono stampare, si possono salvare i lavori. Questo è il tasto per annullare l'ultima modifica eseguita, come insomma molti altri programmi, e addirittura se vai dall'inizio si può riascoltare e quindi si può riprodurre tutto quello che tu hai composto. Ulteriormente, oltre a questo, il programma fornisce anche un metronomo. Allora, non sono solo queste le cose che si possono fare con questo programma, tuttavia ti invito davvero a scaricarlo e ad esplorarlo e sono certissima che ti troverai molto molto bene. Ti ringrazio tanto, ti rimando al prossimo video, giovedì prossimo alle 4 come al solito. Se volessi delle ulteriori spiegazioni su questo programma o su un argomento specifico, della musica, devi soltanto contattarmi o scrivermi su Facebook o su Instagram oppure sotto nei commenti. Sarò molto molto felice di poterti aiutare. Nel frattempo ti saluto e ti auguro una buona settimana. Ciao!